Buongiorno a tutti, eccoci per il nostro eh, riepilogo di quanto accaduto nella settimana appena trascorsa, che ha chiuso anche il mese di aprile, che è stato soprattutto sui mercati europei. Un mese in colore. Eh, in realtà lo sarebbe stato anche sui mercati azionari americani se non fosse per il rally delle ultime due sedute eh, che ha eh, leggermente eh, rivitalizzato i listini statunitensi. Eh, prima di iniziare eh, vorrei ricordarvi che eh, essendo lunedì 1 maggio eh, chiuso la borsa avrò finalmente un po' di tempo in più per recuperare l'arretrato che mi accompagna ormai da diverse settimane perché essendo così impegnato onestamente faccio fatica a stare dietro a tutto. Per cui, come vi ho già detto nel video di preapertura di ieri mattina, chi non avesse avuto risposta eh, avendo mandato una mail a info-andreacartisano.it è l'occasione migliore di farlo questo weekend perché tra oggi pomeriggio e domani eh, probabilmente cercherò di recuperare tutto questo arretrato rispondendo a tutti quelli che mi avevano contattato. Alcuni ho visto che mi hanno chiesto della newsletter. Altri mi hanno chiesto dei pomeriggi formativi per, neof per neofiti e per investitori avanzati. Altri mi hanno chiesto anche semplicemente dei consigli tecnici. Come sapete io non posso darveli, posso dirvi come io gestirei una posizione. Nel caso la detenessi, adesso non perdiamo però ulteriore tempo perché abbiamo tanti argomenti di cui parlare. E parliamo eh, innanzitutto eh, degli indici americani. Eh, Dow Jones, vedete che è tornato sulla resistenza statica. Eh, in realtà l'ha anche superata in chiusura: era 34.082 massimo del 14 di aprile scorso. Ha chiuso a 34.104. Questo significa che la prossima settimana può proseguire a rialzo fino a 34.331, 34.334 ed eventualmente sino a questo massimo che è stato toccato il 13 dicembre a 34.712. Guardiamo anche a livello di mensile che il DAO ha chiuso a più 2,48. Questi dati dobbiamo ovviamente... Eh, assolutamente memorizzarli perché ci possono far capire eh, quali segmenti di mercato hanno performato meglio. Passiamo allo standard Poor's 500. Vedete stessa situazione tecnica con ormai uh, un target per le prossime sedute, abbiamo questo 4.169 sul quale sostanzialmente ha chiuso nella eh, giornata di ieri, però il target è 4.195, quindi anche qui per il momento ci sono delle eh, notizie confortanti. Veniamo al mensile, vedete che lo standard Poor's 500 ha chiuso più nel 46, per cui Dow Jones... Meglio di eh, Standard Poor's 500. E qui eh, c'è la prima novità, perché se torniamo un attimo indietro e prendiamo il Dow Jones da inizio anno. Vedete che ha fatto un misero, tra virgolette, più 2,87%, mentre lo Standard Poor's ha fatto pur sempre un più 8,59%. Quindi, nel mese di aprile, si è un po' invertita la tendenza che c'era stata nei primi tre mesi, con un Dow Jones leggermente più forte dello Standard Poor's 500. Poi abbiamo il Nasdaq. Anche il Nasdaq è ritornato su area di resistenza. Qui siamo leggermente. Più indietro il target è 12.245 e poi eventualmente 12.269. Vediamo anche qui eh, a livello mensile qual è stato il rendimento, vedete praticamente flat più 0,04, se però prendiamo l'anno abbiamo un più 16,82%. Per cui eh, cosa è successo nel mese di aprile sui mercati statunitensi? Che si è invertita appunto la tendenza di inizio anno. Ve lo faccio rivedere, vedete Dow Jones mensile più 2,48, Standard Poor's più 1,46, Nasdaq più 0,04. Mentre da inizio anno è stato l'esatto opposto: Nasdaq meglio di Standard Poor's 500, meglio di Dow Jones. Adesso veniamo ai mercati europei. L'unico che al momento. Mi sembra impostato per provare a rompere al rialzo è il DAX. Eh, credo che questo sia ovviamente motivato dalla composizione che ha il DAX, dove eh, ci sono molti titoli industriali e non solo, diciamo, non solo non un peso così significativo da parte delle banche perché venerdì sono state decisamente piuttosto vendute. Quindi, per le prossime sedute, Primo target 15.962, poi 16.090 ed eventualmente fino a 16.285. Guardiamo anche qui l'andamento del mese. Per quanto riguarda il DAX abbiamo un più 1,88%. Da inizio anno abbiamo un più 14,36%. Veniamo al CAC. In questo caso abbiamo una situazione... Secondo me più debole perché anche sul CAC c'è un certo peso da parte dei titoli bancari, Societe Generale, eh, Credit Agricole, eh, quindi mh, diciamo che mh, è abbastanza simile, o meglio, si avvicina al paniere italiano. E in questo caso. Eh, abbiamo un target prima a 7.379 7.370 e poi 7.300 può ovviamente se la settimana prossima continuasse l'impostazione positiva americana e anche l'europa si riprendesse andare in questo caso nella parte alta del range quindi 7.577 7.581 eh, vediamo scusate il mensile Vedete più 2,31 e l'annuale abbiamo addirittura un più 15,72. Difatti, il eh, CAC, eh, vi ricordo, ma abbiamo già parlato in diversi video, che eh, il 21 di aprile ha fatto un nuovo massimo storico a 7577. Veniamo all'Eurostox. L'Eurostox eh, ha un grafico che assomiglia a quello del CAC, perché eh, sembra meno. Probabile una rottura al rialzo, ovviamente potrebbe tornare nella parte alta del range, in questo caso parliamo di 4.411 eh, come target sul massimo 24 aprile, ma allo stesso tempo è possibile un ritorno fino a 4.278. Cosa voglio dire? Che mentre il DAX sembra pronto anche per un breakout rialzista, mi pare che CAC ed Eurostock sia più probabile. Possano rimanere in trading range. Vediamo anche qui l'andamento del mese e abbiamo un più 1,03%, mentre da inizio anno abbiamo un più 14,91%. Vediamo al nostro Fuzzi Mib. Ieri devo dire che la situazione si era messa veramente piuttosto male. Eh, devo dire che vorrei anche mandarvela se riesco a caricarla, se qualcuno mi aiuta, magari Salle Manca, mi è stato mandato eh, l'audio del mio mini podcast su Giornale Radio, dove eh, Manuela Donghi mi chiedeva cosa pensavo del mercato. E io, mh, erano le 11 di mattina, ho detto: attenzione, aspettiamo la fine della giornata perché con volumi così bassi è ancora possibile che il mercato eh, rimbalzi in maniera significativa. È stata eh, è stato così, però voglio dire poteva anche non capitare, non mi considero particolarmente bravo per questa previsione, perché e lo vedremo tra poco, nonostante il mercato dei minimi abbia recuperato molto perché ha fatto un minimo a 26475 poi ha chiuso a 26945, in realtà i titoli bancari sono rimasti deboli, addirittura molto deboli per tutta la giornata. Comunque l'aspetto positivo è che abbiamo chiuso sia sopra il minimo di periodo di breve periodo importante, 26.665 e che poi eh, praticamente abbiamo fatto una sorta di hammer e eh, di conseguenza eh, questo ci ha permesso di stare anche sopra la media mobile a 50 perché a 26.915 la chiusura è stata a 26.945. Qui eh, se dovesse rimanere la debolezza eh, del settore bancario è difficile pensare di andare a fare un breakout dei massimi. 17 di aprile 27.620 eh, magari rimarrà il training range il livello chiave a ribasso è 26.295 sotto abbiamo la media mobile a 100 26.195 anche qui vediamo l'andamento mensile e abbiamo un più 0,96 per eh, cento annuale abbiamo un più 13,79, quindi qui cosa c'è da sottolineare? C'è da sottolineare che eh, eh, mentre per i primi tre mesi eh, noi eravamo il miglior eh, indice europeo e col FIB non abbiamo timore di smentita di questi dati perché è depurato già dallo stacco dividendi, probabilmente l'indebolimento eh, delle banche nelle ultime sedute, ma anche questa discesa così importante Fatta proprio principalmente sul settore bancario, ha fatto sì che da borsa migliore d'Europa adesso siamo leggermente sotto il rendimento delle eh, altre principali borse europee. Adesso facciamo il solito, eh, la nostra solita analisi dell'intero Mib e visto che mi avete scritto in diversi, almeno un, una ventina direi, via mail a info chiocciola. AndreaCartisano.it chiedendomi del bilancio di Eni. Eh, ieri non avevo fatto in tempo eh, a eh, leggerlo. Eh, oggi eh, me lo sono guardato. Poi lo commenteremo insieme e vedremo eh, che cosa io non ne ho detto, Anche se, ovviamente, eh, spero sempre nella collaborazione di Gabriele, che è il nostro membro della community eh, più capace. Eh, di leggere un bilancio. Eh, notiamo subito un aspetto e lo vedremo anche eh, scorrendo tutto il listino MIB, che le utilities stanno veramente riprendendo forza. Eh, questo accade già da un po' di tempo e probabilmente il motivo potrebbe essere che eh, ormai il mercato si aspetta che la Fed abbia trovato una sorta di pivot sui tassi di interesse, magari potrà aumentare ancora a maggio, dovrebbe essere mercoledì, poi magari confermatelo nei commenti, di 25 punti base, però dovrebbe fermarsi perché il dato sul PIL che è uscito negli Stati Uniti, previsto a più 2, è uscito a più 1 e 1, sinceramente sta dimostrando che l'economia americana si sta raffreddando. Se devo dare un giudizio su A2A Posso dire che probabilmente la fase di recupero può continuare fino a 1,702 massimo della seconda settimana di maggio del 2022, per poi arrivare a 1,7265 e eventualmente a 1,7595 massimo toccato nell'ultima settimana di gennaio del 2022. Quando i titoli sono così tirati, vedete che lo stocastico è a 94. La logica è. È di eh, utilizzare uno stop profit per gestire la posizione ovvero probabilmente direi già sotto 1,57 grosso modo e tornare a guardare il titolo non prima di 1,50 se non a retest della media mobile a 51,45 in sostanza io non ho il titolo, mi è scappato ovviamente. Devo aspettare un ritracciamento per un ingresso. Amplifon, ecco, Amplifon secondo me sta facendo più di quello che io avevo ipotizzato. Perché continuo a vedere una fase di distribuzione e eh, le prime divergenze ribassiste su MACD e RSI. Eh, lo stocastico non mi ha ancora dato questo segnale mi dicono che il titolo potrebbe iniziare una fase di correzione eh, fino a dove direi fino almeno ad area 32 come obiettivo minimo poi potrebbe anche tornare sulla media mobile a 50 che è 30.56 eh, il difficile viene per chi ha il titolo in portafoglio e magari se l'ha preso nelle ultime settimane è in buon guadagno. Come vi avevo già detto io ho già chiuso in stop profit diverse sedute fa il titolo, l'avevo da 27.80 nel portafoglio della newsletter finanziaria, quindi è stata comunque una buona operazione. Adesso devo dire che se eh, avessi ancora il titolo, cioè se non l'avessi chiuso, comunque sotto 32.58 uscirei dal titolo. Azimut, Azimut è un titolo che ho già nel portafoglio della newsletter finanziaria ho un prezzo medio di carico a 19.80 mi aspettavo maggiori soddisfazioni invece non ho ancora avuto un segnale confortante che mi verrebbe dalla rottura di 20.57 massimo del 17 di aprile e poco sopra c'è la media mobile a 50 20 e 65 sono ancora comunque abbastanza fiducioso perché la mia idea poi Ripeto, non sono ovviamente infallibile e che siano destinate eh, al limite a soffrire molto di più le banche che le società di risparmio gestito. Anche se Fineco eh, che fa del risparmio gestito la, la sua forza, comunque nell'ultima settimana ha sofferto molto, ma tra poco ci arriveremo. Se tracciamo una trend line ribassista partita dai massimi del 9 di febbraio, vedete che comunque la rottura è poco sotto, ma. Per la prossima settimana, diciamo che eh, comunque è vicina a, al test della media mobile a 50. Eh, io per il momento mi ero messo uno stop un po' largo, eh, avevo detto 18,89, poi a 19,02 c'è la media mobile a eh, 200. Se dovessi vedere invece un mercato in grande difficoltà. Eh, non eh, diciamo escludo il piano b il famoso stop in pari sotto il minimo del 14 di aprile ovvero 19,83 comunque per il momento stando questa configurazione tecnica sono ancora fiducioso per un eh, approdo fino al eh, minimo del 9 di marzo 21.53 dove abbiamo una chiusura di gap eh, da effettuare e Poco prima c'è la media mobile a 100 a 21,27. Un altro titolo che detengo nel portafoglio della newsletter finanziaria è Banca Generali. Allora, eh, anche Banca Generali non mi sta dando le soddisfazioni che io eh, mi eh, aspettavo eh, perché, ovviamente, il mercato sui finanziari in generale ha sofferto eh, questa settimana, soprattutto negli ultimi giorni, e eh, il eh, titolo rimane ancora in questo trading range piuttosto definito e non riesce ancora a prendere una direzionalità. Io, in questo caso, ho uno stop un po' più tra virgolette rigoroso nel senso più conservativo per evitare una perdita importante, perché ho il titolo poco sopra gli attuali prezzi di carico nel portafoglio della newsletter e mi sono dato uno stop alla chiusura del micro gap lasciato aperto a 29,42. Continua a lottare sulla media mobile a 200, adesso transita a 30,34, ieri ha chiuso a 30,09 e poco sopra a 30,54 c'è anche la media mobile a 50. Il mio target rimane la chiusura del gap lasciato aperto 9 di marzo 31,03 appunto e poi la media mobile a 100 a 31,92. Banca Mediolanum. Ecco, Banca Mediolanum invece ho deciso di non acquistarla perché avendo già eh, Azimut, Banca Generali, Anima e eh, Fineco, mi sembra già, insomma, ho già fatto poker, non mi andava di fare pokerissimo. Eh, in questo caso la situazione tecnica è un pochettino più debole. Eh, diciamo che se avessi un orizzonte temporale breve sotto il minimo del 24 di marzo 7,896 dovrei già chiudermi per evitare un ritorno sulla media mobile a 200 772 e sul minimo del 20 di marzo a 7,54 però siamo anche qui ancora all'interno di un trading range la parte alta del range è rappresentata da questi massimi allineati in area 870 abbiamo poco sopra eh, anche eh, poco sotto scusate la media mobile a 50 8,626 e la media mobile a 100 8,49 monte paschi eh, aspettate che ve lo faccio vedere magari al volo da investing come al solito uh, ecco ce l'ho qui perché si vede meglio uh, io non rinuncerò mai a j chart però um, sono sincero Montepaschi sicuramente eh, c'è questo problema di compressione delle candele per cui non si vede così bene come qui su eh, Investing. Allora, eh, la situazione è abbastanza critica perché eh, eh, aveva dato una speranza giovedì con questa controcandela piuttosto importante. Ieri, bisogna dire la verità che eh, il titolo ha dato di nuovo un brutto segnale, eh, in intervento è andata eh, anche in sospensione per eccesso eh, di ribasso. Per cui sotto questo minimo di giovedì 2,033, il titolo potrebbe arrivare fino anche in area 1,90. Do uno sguardo a indicatori oscillatori, vedo una prima divergenza su ehm, Stocastico e su eh, RSI, eh, per cui sinceramente, eh, vi dico che eh, probabilmente già sotto 2,033 io applicherei uno stop profit e aspetterei il titolo in area 1,90. Banco BPM, eh, anche Banco BPM ieri è stata molto venduta, eh, c'è eh, stata una sospensione per eccesso di ribasso eh, e il titolo ha fatto poi un minimo è nato anche sotto il prezzo di sospensione a 3,654 ieri perde la media mobile a 100 3,772 e eh, devo dire che il target a questo punto mi sembra 3,562 3,563 di per banca eh, anch'essa eh, piuttosto venduta ieri seduta da meno 4,03 qui però c'è ancora qualche timida speranza ovvero la tenuta della media mobile a 50 2,52 e qui abbiamo eh, la, eh, il minimo eh, del, di giovedì a 2,494. Eh, perso questo livello, il titolo dovrebbe andare almeno a 2,403 e poi a ritestare la media mobile a 100 a 2,358. Campari. Ecco, Campari sembra un po' arrivata. Eh, probabilmente ieri eh, scusate tracciare la trend line rialzista eh, probabilmente ieri mh, chiudersi non sarebbe stato così sbagliato nonostante poi abbia fatto un bel hammer perché minimo in tra lei 11.48 chiusura 11.68 eh, è andata già sul primo target di area 11.50 nella seduta di ieri il target successivo è qui poco sotto eh, 11.40 e probabilmente eh, il test, una media mobile a 50, 11,06, però vedo delle divergenze ribassiste, per cui titolo che eh, secondo me adesso ha spazio per scendere. Eh, um, Case New Holland, allora Case New Holland ha fatto addirittura una Dragonfly, eh, quasi perfetta, quindi essendo sui minimi, eh, ovviamente il titolo è... Ehm, diciamo in una situazione tecnica abbastanza interessante perché ieri è andato a fare un minimo a 12,325 questo minimo del 21 di ottobre è stato 12,28 eh, sicuramente non ci sono ancora dei chiari segnali di possibile inversione però è una di quelle situazioni che si può valutare potrò valutare eh, di acquistare perché eh, comprando agli attuali prezzi dandosi uno stop sotto 12,28 almeno un target fino a 13,58 massimo del 18 di aprile poi eh, sulla media mobile a 200 213,805 è assolutamente possibile per cui eh, non vi nascondo che sarà uno dei titoli che terrò in grande considerazione per un acquisto, in questi casi non sono diventato pazzo, so che sto leggermente anticipando eh, un potenziale rimbalzo, però eh, su cosa mi baso? Sul fatto che ho uno stop a 50 tick e comunque eh, il mio target minimo è almeno superiore all'euro. Poi in realtà eh, potrebbe anche andare a 14 14 14 15 14,305 però diciamo che valuterò. Ma per chi non ha proprio il 3 tick di gain e uno di stop, ma mi eh, sembra molto interessante. Via ecco di a Come sapete, io ho raddoppiato lunedì la posizione sul titolo. Eh, come vi ho già detto, mi sembra pronta a partire. Anche i volumi stanno iniziando a salire. Questa mi sembra un'ottima occasione di trading perché a patto che siate rigorosi nel mettervi uno stop sotto 94.28, questo titolo può tornare sulla media mobile A50 che è 104.5, poi qui a 105.2 ha da chiudere un gap sul minimo del 17 di marzo e il target... Di questo movimento di rimbalzo potrebbe completarsi fino in area 115 enel eh, è arrivata praticamente a target abbiamo detto che il target era a 620 ha fatto un massimo a 6257 e poi ha chiuso con una sorta di doji a 6,199 in realtà non vedo ancora eh, una eh, inversione di breve un movimento di consolidamento di versione è improprio come eh, come considerazione eh, potrebbe ancora fare un ultimo spunto fino a 6,422 massimo della seconda settimana di aprile 2022 però attenzione eh, quando un titolo fa un rally del genere abbiamo eh, stocastico rsi a 86 quindi in fortissimi per comprato bisogna sempre Tenere pronta la soluzione di uscita, la famosa Exit, eh, Exit Strategy eh, che è uno stop profit sotto 6,084, che è il massimo del 12 aprile. qua abbiamo comunque un massimo giovedì, eh, un minimo giovedì a 6,09 e qui un minimo ieri a 6,079. Ecco, possiamo fare 6079, però non oltre. Veniamo ad Eni. Allora, qui mi sono preso il bilancio e eh, ho visto che mh, i dati eh, sul eh, trimestre su trimestre sicuramente sono eh, abbastanza in calo, perché nel, nel primo trimestre 2022 aveva fatto quasi 5 miliardi e 2 di, eh, facciamolo qui, 5 milia miliardi 232 eh, di utenti imposte. Eh, qui 4 miliardi 981 eh, è ancora più evidente sull'utile netto, eh, 3 miliardi 583 da eh, cioè 2 miliardi a 3 miliardi 583, e eh, soprattutto è diminuito molto eh, l'EPS, eh, l'utile per azione era 1 nel primo trimestre 2022 adesso è diventato 0,70. Di positivo vedo che è diminuito il debito eh, era 8 miliardi e 6 e 7 miliardi 796 e eh, comunque facendo un utile così importante sicuramente il debito per eh, Eni non è assolutamente un problema. Eh, se lo paragoniamo all'ultimo trimestre 2022, eh, ho notato che c'è stato un utile molto basso, a 627 eh, milioni, a fronte di 2 miliardi 388. Eh, qui vorrei sentire anche Gabriele: potrebbe essere eh, legato agli extra profitti. Eh, perché è un bilancio luci-ombre? Perché ovviamente c'è, come al solito, tanto ricorso alla Justed che bisogna andarsi a vedere. Ma perché ve l'avevo aperto prima, eh, purtroppo eh, le stime erano più alte eh, sia per le PS, di poco per carità. 0,7106 uscito 0,70 che per i ricavi che sono usciti 27 miliardi 190 milioni ed era previsto a 31,71 eh, quindi bilancio luci e ombre il bilancio più bello secondo me di delle big uscite negli ultimi tre giorni, quello di Tenaris e non capisco come giovedì sia stata così venduta ma poi lo vedremo tra poco però il segnale di, di ieri è forte perché eh, è vero che non è ancora escluso che possa tornare eh, fino a 13,166 e chiudere il gap lasciato aperto a 12,956, però tutto sommato ieri fa eh, una sorta di eh, engulfing bearish perché fa un minimo inferiore al minimo di giovedì, una chiusura superiore al massimo di giovedì. Eh, in intraday ieri è andato a testare anche la media mobile a 50 13,32, per cui al momento mi sembra più probabile comunque un trading range che abbia anche la forza di rompere 14,024 mi sembra difficile però la reazione di ieri è stata piuttosto positiva io credo questo questa è una mia opinione personale che in realtà sia una fase particolarmente difficile per la lettura dei bilanci perché tu puoi metterti lì io non sono eh, bravo come gabriele che ringrazierò sempre pubblicamente, poi avremo modo anche in maggio-giugno di eh, conoscerci di persona, perché è assolutamente prezioso nel suo contributo a titolo eh, totalmente gratuito quando io ho qualche difficoltà nel leggere un bilancio. Però anche lui, che è un esperto eh, preparatissimo, eh, mi può dare un giudizio più. Eh, coerente, più corretto rispetto a quello che posso avere io che sono un autodidatta però eh, la discriminante è sempre come reagisce il mercato perché anche il bilancio di STM non era così drammatico secondo me, però avete visto come ha reagito il mercato quindi per il momento in trading range eh, dobbiamo monitorare 13,166 a ribasso e 14,024 a rialzo, ERG allora, Erg io eh, credo che eh, sia pronta per ripartire. Io l'ho stoppata qui il 20 di aprile in modesta perdita, però in questa fase di mercato non posso farvi vedere proprio tutto. Ma non perché non voglia, eh, eh, poi alcuni contenuti li voglio anche riservare ai miei allievi della scuderia di trading e agli abbonati della newsletter a cui ho deciso in aggiunta alla newsletter settimanale di. Eh, dare il webinar che faccio per i miei allievi perché eh, ha molti spunti operativi e eh, sicuramente un argomento che tratterò questo weekend è quello legato ai eh, falsi breakout ribassisti soprattutto alle tante bear trap perché che cosa sta succedendo sul mercato uno ve lo voglio far vedere che è clamoroso perché eh, lo spoiler però è troppo importante per farvelo vedere e parlo di Alerion. Alerion ha avuto, eh, noi usiamo molto l'autorenia, una delle più grandi umiliazioni che eh, potessi avere, eh, diciamo, eh, di breve periodo, perché io ho stoppato in perdita il titolo in questa seduta, quella del 24 di aprile, a 26.6. È vero che poi ha fatto 25.45, ma giovedì ha fatto più 667 e eh, ha fatto più 429 ieri eh, questo cosa vuol dire che purtroppo eh, il mercato è ovviamente pronto eh, il compito di chi muove il mercato è quello di sottrarci del denaro perché eh, far eh, perdere un livello a un titolo Costringe chi è rigoroso come me a stopparmi e comunque, se dopo più di 20 anni di carriera sono ancora qui e perché mi stoppo e accetto le perdite. però vedete che questa è la famosa umiliazio perché da 25,45, in tre sedute, siamo arrivati a 29.20. Quindi, questo è il pericolo che c'è adesso sul mercato che mi perde. La rialzista partita dai minimi del 13 di marzo, Erg e nella stessa seduta, del 20 aprile, la media mobile a 50, 27,46. E adesso già ieri ha rotto la ribassista partita dai massimi del 12 di aprile, ha chiuso eh, poco sopra la media mobile a 50, eh, 27,33. Media mobile a 50, ha chiuso 27,40. E probabilmente eh, per le prossime sedute punterà a ritornare sulla media mobile a 100. 27,99 e poi tornare sui massimi che sono stati il 6 di aprile il 20, a 29,12. Quindi grande attenzione ai falsi segnali, eh, eh, al bird, bird trap su questo mercato. Ferrari. Uh, io uh, continuo a stupirmi, e qua ve lo devo disegnare bene, eh, rispetto alla forza di Ferrari perché... Eh, L'unica nota positiva di Ferrari per me è che ieri Charles Leclerc ha eh, centrato la pole position a Baku. Io sono un grandissimo fan di Charles. Eh, tra l'altro, avrei anche l'occasione di conoscerlo di persona, ma non ho mai tempo di andare a Monaco alla Fonviel perché il mio più caro amico, eh, che è eh, ovviamente originario dell'estremo ponente ligure, lavora al Gerard Café. Che è proprio la Fondiale, dove Charles va eh, spesso quando è a Monaco eh, a fare colazione perché sua mamma o eh, a, a prendere anche semplicemente un caffè. Ha un negozio da parrucchiera proprio lì vicino. E tra l'altro Charles è molto disponibile, eh, è veramente un piacere, eh, mi dicono, eh, quando gli al bar eh, chiunque lo avvicina si fa, eh, diciamo, eh, fa fare il classico selfie, scambia due parole. Adesso è uscita la polemica che avevano trovato suo indirizzo di casa per cui lo stavano stolcarizzando, però. Per me è un ragazzo squisito, oltre che un talento cristallino, basta vedere ieri dove è finito Sainz, non tanto come posizione, ma quanto ha preso da Leclerc. Ma torniamo a eh, Piazza Affari e a Ferrari titolo. Ovviamente, i risultati sportivi eh, nel bene e anche, soprattutto nel male, non hanno mai inciso sull'andamento di Ferrari, perché è un titolo sui massimi storici. E i massimi storici li ha toccati a 261 17 di aprile scorso, eh, e adesso è aggrappato la media mobile a 50-249,4. Io vedo il titolo in distribuzione. Ovviamente, vedete che in questo. Uh, box di congestione a partire già dal 3 di febbraio scorso. Al momento però la probabilità è che continui a muoversi in questo box di congestione, per cui dobbiamo monitorare a rialzo 261, massimo storico toccato il 17 di aprile, e 239.1 che è il massimo, il minimo, scusate, del 3 di febbraio. Quindi titolo adesso in trade range. Veniamo a fine perché fine mi interessa molto perché... Ho il titolo in perdita nel portafoglio della newsletter. Io mi sono dato come stop 13 e 28. Ieri sicuramente non ha dato un buon segnale perché ha perso la media mobile a 100, che è, è a 14:11 e chiuso a 13:73. In realtà il titolo è ancora in un box di congestione, anche qui il minimo è appunto 13,28, il massimo è 14,175. Se dovesse perdermi 13,28 io chiuderò in maniera tassativa il titolo. Eh, al momento è ancora possibile un ritorno nella parte alta del range, media mobile a 50, 14,69, poi questo massimo del 17 di aprile 15,015 e chiusura del gap lasciato aperto a 15,50. Però qui lo stop deve essere tassativo generali ecco generali mi dà l'idea che stia iniziando una fase di distribuzione eh, avremo conferma di questo sotto direi 18,58 eh, con un primo target media mobile a 50 18,42 e poi questo minimo eh, qui del 4 di aprile che è a 18,05 oltretutto, poco sotto sulla media mobile a 100, a 17,94 transita anche eh, eh, la media mobile a 100. Eh, era qui, continua la forza delle utilities. Tant'è che il titolo eh, sta praticamente: eh, cioè, sta, ha già rotto il massimo del 12 di gennaio 2,807 e. Eh, ha fatto, ah sì, ha fatto eh, due, mh, per due giorni fila al massimo 2,807 e punta a eh, questo massimo qui di 2,846 però eh, l'impostazione tecnica è per e vi ho dovuto allargare il time frame settimanale vedete questo 2,846 poter arrivare fino a 2,983 che è il massimo della terza settimana di giugno del 2022 anche qui che cos'è che bisogna guardare eh, che il titolo comincia a essere in ipercomprato e eh, essere un po' tirato quindi eh, io eh, credo che eh, già sotto il minimo di eh, ieri 2,764 sarebbe opportuno eh, applicare uno stop profit perché il rally di breve è importante il 13 di marzo valeva 2,314 siamo arrivati a 2,824 ieri e eh, il titolo va a mio avviso tornato a guardare solo da 2,62, pochi tick sotto c'è anche la media mobile a 100. Interpump, ecco, Interpump invece mi sembra che eh, stia prendendo forza. Eh, anche qui la lettura è molto difficile soprattutto sarebbe stata molto è stata molto difficile. Dopo questa seduta del 5 di aprile scorso, eh, da meno 6,45, col titolo anche sospeso il precesso ribasso, e comunque il giorno dopo ha fatto un minimo a 46,41, per cui in due sedute è passata da 50.2 a 46,41. Adesso invece la situazione sembra decisamente cambiata. Innanzitutto, ieri ha rotto la media mobile a 50, con un target adesso a 52, media mobile a 50 50,35, la chiusura ieri è stata a 50,48 e poi può tornare fino ai massimi di periodo che sono stati a 53,35. Anche qui il titolo di breve mi sembra un po' scappato. Eh, si ragiona nell'ottica di uno stop profit sotto 48,67. Eh, considerate che a poi a 48,59 eh, c'è la media mobile a 100. Io preferisco al momento starne fuori perché ho capito davvero poco questa, questo movimento. Perché un movimento del genere mi avrebbe eh, fatto pensare a... Un ribasso ben più sostenuto di quello che c'è stato uh, uh, in quelle poche sedute, e, e poi il titolo si è già ripreso. Non bene, intesa: perché non bene? Perché intesa ha già perso. Nella seduta del 25 di aprile la rialzista de partita dai minimi di 20 di marzo. e Ieri ha avuto una brutta accelerazione che ha causato anche la perdita della media mobile a 50 2,42,8 ehm, La chiusura è stata 2,38 e mezzo. Il target per le prossime sedute è la media mobile a eh, 100 2,33 e poi questo minimo del 5 di aprile 2,2845 e eh, Questo minimo del 27 di marzo 2,263. Per essere molto chiari, ieri io probabilmente avessi avuto il titolo in portafoglio, avrei chiuso in stop profit la posizione. In with, ecco. Inwit per me sta sfidando le leggi della fisica perché il titolo continua a stare in area di massimi storici. Eh, c'è sempre aperta questa possibile cessione a Ardian ma ve lo ricordo quasi tutte le settimane il titolo eh, ha 4 miliardi di euro di debiti e vale a questi prezzi 40 volte gli utili per cui per chi crede nell'operazione fa benissimo a mantenere il titolo però diciamo che esagerando sotto 12,12 ,12, minimo del 19 di aprile sarebbe opportuno Uh, utilizzare uno stop profit italgas allora italgas è un po più debole sia di eni che di era come abbiamo visto però qui poco sopra 580 sta tentando di fare base eh, al momento io vedo il titolo intel in range Compreso tra 5,82 e, e 6,085. Io sarò compratore solo se mi torna in area 5,70. Ovviamente sotto 5,82 mezzo uscirei dal titolo. Iveco. Iveco non è facilissimo eh, capire. Eh, che intenzioni abbia di certo il mercato ha ignorato la mancata chiusura del gap lasciato aperto sul massimo del 9 di marzo a 7,755, e eh, in questo caso eh, il minimo del 6 di aprile è stato a 7,788. Al momento eh, l'ipotesi più plausibile è che continui a muoversi in trend range tra questo minimo e il massimo del 21 di aprile che è 8 anzi scusate l'ha fatto il 18 per il massimo a 8,512 poco sopra c'è anche la media mobile a 50 a 8,63 Leonardo, Leonardo vi ho già detto che ho visto il titolo in distribuzione e bene o male i fatti mi hanno dato ragione perché vi ho parlato di distribuzione eh, su Leonardo già eh, quando era ancora sopra 11 e mezzo. Vediamo i segnali che mi hanno fatto capire che il titolo potesse essere in distribuzione. Il primo è questa gravestone d'oggi sporca sui massimi del 17 di aprile, eh, poi sono cominciate le divergenze su indicatori oscillatori, ha perso nella seduta del 20 di aprile questa rialzista partita dei minimi del 20 di marzo e il 25 di aprile ha perso anche la rialzista partita dai minimi dell'11 di gennaio. Quindi, avendo anche confermato la rottura della media mobile a 50, 10,915, ieri ha chiuso 10,805, il target per le prossime sedute è fino a questo minimo del 20 di marzo, 10,04. Ovviamente potrà magari cercare di fare base, eh, sul minimo del 21 di marzo che è 10,51, però titolo che è impostato per scendere. Mediobanca. A Mediobanca in realtà eh, non ha ancora dato dei segnali eh, così eh, negativi come abbiamo visto per esempio su eh, Bami, eh, su Intesa, eh, anche Bper non è eh, diciamo eh, così più eh, tonica come eh, fino a poche settimane fa. Eh, non è riuscita a chiudere Mediobanca, il gap è stato aperto sul minimo del 9 di marzo a 9,96%, però finché non perde 9,54,4% è ancora possibile che vada a chiudere questo gap, anche perché adesso è in un trading range piuttosto definito. Tra l'altro abbiamo un primo alert già alla perdita della media mobile a 100, 9,56,7%. Eh, dovesse invece perdere 9,54,4%, il movimento di consolidamento può arrivare fino a 9,212 minimo del 6 di aprile e poi eh, sulla media mobile a 200 a 9,085. Moncler. Ora Moncler è veramente molto tirata adesso, eh, anche se ha una forza ancora importante e eh, come abbiamo già visto mettendo un grafico settimanale si vede ancora meglio non è poi così distante dai propri massimi storici che sono stati a 70.2 questa settimana ha fatto un massimo a 68.58 ora entrare a questi prezzi qualche rischio lo comporta io eh, valuterei più che altro eh, una gestione in stop profit delle posizioni in essere e utilizzerei 65,62 come stop profit, tornerei a guardare il titolo alla chiusura del gap lasciato aperto a 63,9 con eventualmente un'estensione del consolidamento fino alla media mobile a 50, 61,96. Nexi è veramente difficile da leggere in questo periodo perché io, come ho già dichiarato, avevo incrementato lunedì la posizione perché pensavo che dopo eh, la bella seduta del 21 di aprile potesse con chiusura sopra media mobile a 1100, proseguire a rialzo, poi eh, mercoledì quando io ho chiuso la posizione a 7,476 metà della posizione eh, il titolo eh, mi ha dato un segnale comunque poco confortante perché ha perso la media ehm, scusate la rialzista partendo dai minimi del 20 di marzo e praticamente ha chiuso anche sotto la media mobile a 50 7,491 ha chiuso è stata 7,476. Adesso è fondamentale che nel breve questa serie di minimi allineati. Il minimo è 7,406. Il rischio qual è? Di rivederla a 7,302 e poi a 7,198. Credo che però in realtà il titolo si stia muovendo in un trading range piuttosto ampio e eh, darà ulteriore forza solo sopra 7,916 massimo della Gravestone Doge del 17 di eh, aprire e a quel punto potrà ritornare almeno sul massimo del 7 di marzo 8,148, transitando pochi di sopra anche la media mobile a 200. Pirelli. Pirelli devo dire che eh, ha un'impostazione tecnica leggermente migliore di altri titoli finanziari perché ha avuto già una correzione. A partire dalla shooting star del 18 di aprile massimo 4,883 chiusura 4,80 è andata fino a 4517 il 26 di aprile, ma ha rimbalzato in maniera quasi millimetrica dalla media mobile a 100, e ieri addirittura ha chiuso sopra la media mobile a 50 4,675 avendo chiuso a 4,746, per cui qui ritengo più probabile un ritorno almeno fino a a 4,883 ed eventualmente fino a eh, poco sopra area 5, 5,046 per la precisione. Ovviamente eh, che sia 4,517, che sia 4,451 in questo mercato, l'ex strategy dobbiamo sempre averla. Prismian, eh, non vi nascondo che mi ha sorpreso, perché io eh, vedevo già il titolo almeno a 34,79% Minimo del 20 di marzo, poi 34,57. Minimo del 16 di marzo e poi eh, sulla media mobile a 234,12. Eh, adesso invece eh, sta facendo eh, una base, sta provando a fare una base qui eh, poco sopra 35,5. Il minimo delle ultime 3 sedute 35,6. Se il titolo avrà la forza di rimbalzare, dovrà superare la media mobile a 50, 37,15. Con a quel punto target 37,72 eh, 37 massimo 25 di aprile, e poi questa serie di massimi in sequenza fino a 38,9, che è il massimo del 19 di aprile. Ricordati, ecco, ricordati un altro titolo molto difficile da leggere in questo periodo. Perché? Perché dopo la seduta del 21 di aprile da più 5,44 con volumi importantissimi rottura di media mobile a 50, media mobile a 100 media mobile a 200 nella stessa seduta era veramente difficile ipotizzare questa serie di tre sedute negative che hanno quasi riportato il titolo da dove era partito, poi c'è stata questa nuova eh, questo nuovo spunto rialzista giovedì e anche ieri dopo un minimo intraday a 40.97 la chiusura è stata comunque a 41.73, per cui eh, potrebbe proseguire questa fase di recupero nelle prossime sedute fino al massimo del 21 di aprile a 42,24, poi poco sopra abbiamo il massimo del 19 di gennaio 42,38. 42,40, scusate. Saipem. Allora, Saipem devo dire che anche qui mi aspettavo una debolezza maggiore perché era ormai arrivata quasi sulla media mobile a 100 1,31. 1. Però devo dire che la seduta di ieri mette un po' in discussione questa mia visione di ulteriore fase correttiva. Io avevo dato un target a 1,225. Eh, eh, perché è ritornata sostanzialmente sulla media mobile a 50 1,38. Per Andare prima a, eh, per andare eh, poi a 1,45 e poi a, ancora a 1,512. Quindi assolutamente da monitorare, sai ovviamente sotto 1,31 media mobile a eh, 100 eh, si esce dal titolo: SNAM, eh, se guardiamo i, i grafici di eh, Italgas SNAM, e Snum, probabilmente anche di terna, eh, io più o meno in memoria. I, I titoli principali, io tutti, si assomigliano molto perché in questo momento magari A2A e Enel ERA hanno una forza relativa maggiore, gli utilities come Italgas, Snam e Terna sono invece un po' più deboli, però eh, Snam comunque qui eh, a 4,939 eh, ha fatto un minimo eh, di, periodo, di breve periodo abbastanza importante, ieri è andato a testare la ribassista partita dai massimi del 13 di aprile e potrebbe anche tornare nelle prossime sedute su quei livelli 5,192 5,198. Ovviamente, se non sotto 4,93, 4,92 minimo del 5 di aprile eh, è giusto eh, uscire dal titolo. Stellantis, ecco Stellantis è molto interessante, perché? Perché questo è un altro titolo eh, del quale io valuterò l'ingresso eh, la prossima settimana, perché perché comunque sta facendo base in area 1450, poco sotto c'è la media mobile a 214,45 e se eh, rompe eh, 15,142 massimo del 24 di aprile va praticamente subito a chiudere eh, a riportarsi sul, scusate, sulla media mobile a 115,29 e poi a chiudere il gap lasciato aperto sui minimi 21 aprile a 15,71, però eh, diciamo che dovrò valutare bene perché lo stop che devo darmi qui deve essere almeno sotto la media mobile a 200 che è 14,45, Tuttavia ho qualche titolo, vi posso dare solo questo inizio, fuori dal Mib. Eh, interessante da inserire nel mio portafoglio di medio periodo e di conseguenza nel portafoglio della mia newsletter finanziaria. Eh, STM, sappiamo benissimo cosa è successo, questo crollo giovedì con volumi importantissimi. Qui c'è però un primo segnale positivo che è già stato in realtà Dato giovedì, che è la tenuta sostanzialmente o il tentativo di tenuta della media mobile a 200, perché ehm, giovedì ha fatto un minimo a 37,635, poi ha chiuso a 38,61, eh, ieri ha fatto un minimo a 38,08, ieri Candela Inside peraltro, chiusura a 38,555 e la media mobile a 200 transita a 38,533. Allora, comprare adesso si anticiperebbe ovviamente chi ha il titolo e si è preso questo ribasso adesso è, è, è giusto che abbia tenuto perché siamo entrati in forte ipercomprato il target eh, è mh, probabilmente questo minimo del 9 di gennaio 35.59 però si potrebbe anche tentare un'operazione molto speculativa acquistando i prezzi attuali dandosi uno stop sotto 37.635 però ci tengo a dirlo è un'operazione può premiare molto il ratio è assolutamente favorevole perché sono tre tic e mezzo tre euro e mezzo di potenziale gain a fronte di meno di un euro di stop però si anticiperebbe in maniera sensibile il mercato perché il segnale di rimbalzo anche solo di, di accumulo non c'è stato ancora telecom a telecom qui sta provando a fare base il minimo di periodo è stato 0,2552, vi ricordo che è stato un minimo molto importante perché ha permesso la chiusura del gap che era rimasto aperto sul massimo del 27 di gennaio a 0,2553 e adesso eh, la possibilità è di rottura della media mobile a 100, 0,272 e eh, una prosecuzione fino a 0,2881. Tenaris, ecco Tenaris io eh, ho il titolo a prezzi eh, leggermente superiori un 3% rispetto ai prezzi attuali, eh, voglio essere come mio solito estremamente onesto, eh, il mercato mi ha graziato perché se giovedì il titolo invece di chiudere a 12,69 avesse chiuso sotto 12,60 io mi sarei preso la perdita e sarei fuori dal titolo. La seduta di ieri mi ha ridato un po' di conforto. Non è stata, eh, diciamo, eh, perfetta per come io avrei desiderato, perché eh, comunque il massimo sarebbe stata una chiusura superiore a 13,175. Però, eh, comunque, adesso devo dire che io allargo addirittura il mio stop sotto 12,355 perché... Mi dà l'impressione che finalmente il titolo possa iniziare una fase di recupero come vi ho detto poco sotto area 14 in affar di specie 13.97 poi media mobile a 50 eh, 14.248 eh, poi media mobile a eh, 200 14.75 io continuo a non spiegarmi un ribasso Così importante come quello di giovedì, non paragonabile per carità con gli STM, a fronte di dati di bilancio per me molto buoni. Anche Terna, come vi ho già detto prima, si avvicina ai grafici di Italgas e Snabberate Gas, però in questo caso c'è proprio la volontà di tornare nella parte alta del range, per cui fino a 8,024 massimo del 6 di aprile, Terna ha spazio. Ovviamente, stop in caso di. Uscita dal box di congestione in cui è attualmente ovvero 7,60 per un primo target a 7,47,5 e poi a 7,377. Unicredit. Allora, Unicredit adesso è in una situazione abbastanza eh, negativa, perché comunque eh, quella di ieri è pur sempre un engulfing bearish eh, È vero che il titolo ha già corretto, però è anche vero che lo spazio per un'ulteriore discesa c'è. abbiamo questo minimo del 5 di aprile a 17,566, vedete qua ha fatto il 26 di aprile 17,706 e qua 17,68 in assoluta di ieri. Eh, la correzione fin dove può proseguire fino alla scusate, media mobile A100 che è 16,63 e poi eventualmente sino a 15,91. Concludiamo con Unipol. Unipol ha maggiore resilienza, però attenzione che qui eh, mi sembra stia iniziando una fase di distribuzione per una bella divergenza ribassista sull'RSI e sta per iniziare anche sull'MRCD e sullo eh, stocastico. La certezza l'avremo sotto 4,987, per cui sotto quel livello eh, è. Eh, Corretto applicare uno stop profit, primo target 4,923, chiusura micro gap lasciato aperto 4,914, eh, a 4,903 c'è anche la media mobile a 50, e poi 4,824 anche qui micro gap a 4,81 sul massimo del 5 di aprile, e abbiamo a 4,83 la media mobile a 100. Per eh, oggi ho concluso. Eh, mi sono magari dilungato un po' molto, ma eh, eh, molto, non un po' molto. E, eh, però allo stesso tempo mi sembrava opportuno farlo. Vi aspetto tutti martedì, perché lunedì il mercato azionario eh, è chiuso per ovviamente la festa del primo maggio. E eh, auguro ovviamente a tutti buon weekend.